intervento in tre parti. La prima, cerchiamo di contestualizzare un po' l'intorno del tema della cosiddetta intercomunione, che è un termine un po' infelice, ma per capirci, cioè la possibilità per cristiani non cattolici, noi ci occuperemo dei protestanti, di ricevere i sacramenti, in particolare i sacramenti della confessione, dell'eucaristia e dell'unzione. Il tema è questo. Lo contestualizziamo perché appunto quest'anno c'è stato un po' un ritorno di fiamma sull'argomento. La seconda parte, quella, cerchiamo di semplificarla, però è quella più legata alla normativa canonica, e la terza parte al mio colloquio con il cardinale Cocco Palmieri, che ha caldeggiato la concessione dell'Eucaristia inizialmente per i protestanti sposati con cattolici, ma questa è una cosa che è la prima volta che la dico in pubblico. In realtà mi ho beccato un articolo sulla rivista della Gregoriana di diritto canonico, dove lui arriva alla fine a dice che non sono deduzioni, che l'Eucaristia non può essere negata a nessuno che sia battezzato. Che non sia eretico. Come? Che sono i battezzati eretici. Sì, nel senso, lui dice chiunque sia battezzato, protestante, cattolico, ha diritto di ricevere dalla Chiesa Cattolica l'Eucaristia. Questo alla fine è il vero esito di tutto il suo percorso. Tutti, tranne in Germania, per chi non paga la Kirchensteuer, cioè la tassa, perché non si è ufficialmente, ma di fatto chi non paga la tassa ecclesiastica non può ricevere i sacramenti se non in pericolo di morte. Allora, partiamo dal contesto tedesco. Il 22 marzo di quest'anno il cardinale Marx aveva fatto una conferenza dove aveva presentato un sussidio fatto dalla conferenza episcopale tedesca. Questo sussidio non era stato pubblicato, ma lui aveva, volutamente, scientemente, detto il contenuto più sovversivo, che era appunto quello che il sussidio conteneva la possibilità per i coniugi protestanti sposati con cattolici di ricevere a certe condizioni, dopo un certo percorso, le solite cosine, siamo abituati da un po' di tempo a sentirle, di ricevere l'Eucaristia. Questa cosa fu un po' una deflagrazione. Ci furono sette vescovi tedeschi, i quali probabilmente anche loro l'avevano imparato da lì, che si opposero alla cosa. Cioè, ma noi almeno non siamo d'accordo. E ve la semplifico. La palla, dopo questo scontro, passò alla Congregazione per la Dottrina della Fede, cardinale Ladaria, il quale fece un intervento pubblico che sembrò, perché c'è una ragione, una frenata. In realtà, quando si va a leggere questa risposta della congregazione, ci si rende conto che il tipo di obiezione che muoveva la congregazione non era relativo al contenuto di questo sussidio, che, ripeto, non era stato ancora divulgato, quindi era di conoscenza dei vescovi tedeschi e della congregazione. Non sollevò quindi dei problemi contenutistici, ma il problema era un problema di competenze. Cioè, non era competenza della conferenza episcopale tedesca emanare un sussidio di questo tipo, perché ogni vescovo, ogni ordinario della sua diocesi ha questa, e solo lui ha la facoltà di intervenire in questo ambito. Quindi vedete che fu una frenata molto relativa, cioè non fu una frenata relativamente al contenuto, ma relativamente a una forma di competenze. Purtroppo, Papa Francesco tornò dal viaggio a Ginevra,
sull'aereo, casualmente, una giornalista fece questa domanda, gli disse, ma adesso lei è venuto a Ginevra, aveva intervenuto anche al Consiglio Mondiale delle Chiese, che è un organo ecumenico ecumenico sui generis, e dunque intervenne a questo incontro, tornando una giornalista fece una domanda precisa, ma Santità, se lei caldeggia così tanto, no, l'unificazione, il ricongiungimento, bla 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 bla, però perché recentemente la congregazione con la sua approvazione ha frenato invece sul discorso dell'Eucaristia data ai protestanti coniugati non cattolici? Questa fu la domanda. Allora, questa fu la domanda e la risposta la cito. Il codice dice che il vescovo della chiesa particolare di una diocesi deve occuparsi di quello, di questa questione, è nelle sue mani. La cosa è scivolata alla conferenza episcopale tedesca, ma il codice non prevede questo. Il codice non prevede la conferenza, e questa è stata la difficoltà, non tanto il contenuto. Vedete che è la stessa linea che è stata esposta dal cardinale Madaglia, cioè non c'è un problema di contenuto, c'è un problema di competenze. Andiamo avanti. Quando io ho fatto la visita alla Chiesa Luterana di Roma, che se non erro era 2 anni fa, nel 2016, non ricordo il mese, ho risposto secondo lo spirito del codice di diritto canonico, quello che loro, cioè i vescovi tedeschi, cercano di fare adesso. Allora, per chi non avesse chiaro di cosa sta parlando qui, se andate su YouTube c'è il video. Cosa è accaduto nella visita alla Chiesa Luterana di Roma? Era accaduto che una signora, anche lì molto casualmente, tra le domande selezionate, non è che uno alza la mano e fa una domanda al Papa, cioè vengono selezionate delle domande. Tra queste domande c'era quello di una signora tedesca, protestante, coniugata con un cattolico. Questa signora espose al Papa il problema, ma io ogni volta che vado a messa con mio marito non posso fare l'Eucaristia, per noi è una sofferenza, che non discuto che non lo sia. Risposta. La risposta del Papa è un po' lunga, culminata con questa affermazione. È un problema a cui ognuno deve rispondere. Allora, io quando mi era stato chiesto un articolo su questa intervista del Papa Emerito, lo faccio in tempo a finire, mi arriva un'email alla redazione con il testo in tedesco, per fortuna la mia consorella di madrelingua tedesca, se no devo ancora lì a cercare di capire cosa diceva, questo testo in tedesco che era il famoso sussidio di cui parlò il Cardinal Marx in conferenza stampa del 22 marzo. Esce questa cosa, andiamo a vedere, e guarda caso il documento, che era un documento orientativo, comparso sul sito della conferenza episcopale tedesca, ma non firmato dalla conferenza episcopale tedesca, al suo paragrafo 5 scriveva: prendiamo sul serio l'incoraggiamento del Papa. Questo è il titolo del paragrafo 5. E che cosa c'è scritto? Ci sappiamo uniti strettamente a Papa Francesco nel nostro desiderio di mostrare una via di accompagnamento pastorale ai fedeli che vivono un matrimonio misto, nel quale può diventare possibile in singoli casi una partecipazione all'Eucaristia cattolica. È stato un triangolo a calcio, la triangolazione per far fuori chi c'è in mezzo, cioè è stato, come dire, Marx, Papa Francesco, Marx e con la porta vuota. Cioè, il primo grande assalto è stato questo, cioè quello di dire, attenti, non che in pericolo di morte o per gravi e urgenti necessità, questa è la seconda parte, ci arriviamo, è possibile a determinate condizioni, ma che subentra una categoria di persone, quindi i protestanti sposati con cattolici, le quali potrebbero, possono accedere all'Eucaristia.
questa è la grande differenza tra la normativa così come va fino adesso, che adesso andiamo a illustrare, e questo, come dire, questo primo tentativo in qualche modo di scuotere la normativa. Cioè, adesso vi spiego la normativa, però intanto vorrei che fosse chiaro questo. Cioè, abbiamo avuto una conferenza episcopale, esclusi i sette vescovi, che ha messo, come dire, in piedi questa novità, un assist, diciamo così, dalla Santa Sede e un gol a porta a porta della stessa conferenza episcopale, la quale si è trovata in quale condizione? Nella condizione, ed è già realtà, la condizione per cui ogni vescovo tedesco, nella sua diocesi, decide cosa fare. Per esempio, noi abbiamo il vescovo di Paderborn, Monsignor Becker, che tre giorni dopo la pubblicazione del sussidio aveva dato linee guida ai sacerdoti per dire si applica. Un altro eccezionale è stato il vescovo di Würzburg, no? Monsignor Jung, il quale aveva invitato i coniugi protestanti sposati con cattolici ad accostarsi alla comunione in occasione delle celebrazioni dei giubilei matrimoniali. Lui diceva: siccome siete così bravi a tenere in piedi la famiglia, lo dice lui, parafraso, come premio vediamo l'Eucaristia. L'Eucaristia diventa un riconoscimento pubblico, dico, vabbè, se ho dato un premio fedeltà, no, nulla da dire, però non è stato così. Allora, in Germania, e poi passiamo alla seconda parte, ci siamo venuti a crearsi una situazione paradossale che, insomma, siccome non si può sempre piangere, ogni tanto bisogna ridere. E io ho fatto un esempio su un articolo. Immaginiamo un Pierino tedesco. Allora, il signor Pierino tedesco, se è in regola con la tassa ecclesiastica, è cattolico ed è adultero e vuole rimanere adultero, va avanti così, non importa, va bene. Perché sapete, no, ormai ci sono condizione stabile, eccetera, sembra che allora non sia più adulterio. Non so perché, no. Per me è un adulterio stabilizzato, però non lo so. Dunque, questo signor Pierino, se fa un percorso di discernimento, secondo le indicazioni di Amoris Laetitia, è cattolico, è in regola con la tassa, fa il percorso di discernimento indicato da Amoris Laetitia, poi c'è l'Eucaristia. Se il mio Pierino non è cattolico, ma è sposato con una cattolica, o è cattolica Pierina e sposata con un cattolico, in regola, ha pagato la Kirchensteuer, anche lui può, a seconda delle diocesi, accedere all'Eucaristia. Se invece Pierino è cattolico, non è, è sposato regolarmente, ma non ha pagato la tassa, non può ricevere il castigo. Ma che tassa è? La Kirchensteuer è una un po' il nostro 8 per 1000, che però non è tolto automaticamente dalla tassazione, ma è una tassa che si versa. Se non si versa, si viene depennati. E è ancora in vigore, l'ultimo documento era del 2012, chi non è in regola in Germania con questa tassa non può ricevere i sacramenti se non in punto di morte. Quindi paradossalmente in Germania bisogna essere possibilmente protestanti e adulteri. Cioè, mi spiace dirlo, ma insomma... ovviamente se il nostro Pierino è sposato con una cattolica polacca e va a trovare i genitori di lei in Polonia, e lì ancora non valgono queste regole. Quindi al di qua del confine potrebbe accedere all'Eucaristia, al di là del confine potrebbe, anzi, non può, allo stato attuale, accostarsi all'Eucaristia. Questo è per dirvi che siamo a Babilonia, cioè è una situazione che non è solo di confusione, di frammentazione totale. Perché se fosse solo di confusione, uno nella confusione cerca di orientarsi. Qui invece c'è un problema anche di autorità e competenze. Cioè io non posso decidere
posto del mio vescovo in diocesi di Bologna e neanche Don Alfredo. Noi possiamo decidere tra noi due di fare o non, di seguire o non seguire. Quindi qui abbiamo un intervento di autorità che comincia a diventare molto problematico, perché uno attraversa il confine, ma non solo un confine di Stato, di diocesi, e la normativa